Benissimo. L'autore che vi ha detto queste parole, però, è anche l'autore che scrive queste parole. Il rischio è che invece prevalga in rete il modello per cui tu cerchi un contenuto, io ti do rapidamente una cosa mediocre, tu non paghi e siamo tutti e due contenti. Mi sembra. È il castigo. Gran parte del commercio culturale in rete vive di questo scambio. L'effetto è non solo quello di mettere in discussione il mercato della cultura, che attualmente non è in grado di sopravvivere a totale gratuità, ma soprattutto di abbassare progressivamente la qualità delle attese del pubblico. Ci si abitua, qui chiudo, a chiedere poco e a ricevere pochissimo. A questo aggiungo un secondo elemento complementare, che è il gemello di questo, ed è il fatto che benissimo, ci abbiamo di fronte questa virtualità immensa, positivissima. Bisogna chiedersi se gli utenti di oggi sanno affrontarla con astuzia selettiva. Io temo, però mi rendo conto, diciamo, scremate il qualunquismo implicito che c'è dentro questa affermazione. Temo che guardando il bla bla che c'è in rete inesauribile, gigantesco, pervasivo, dove si perde una quantità infinita di tempo a farsi obiezioni reciproche di scarsissimo peso, temo che ci sia poca di questa astuzia selettiva. Cioè, può darsi che questa sia la fase di allenamento. Ah, posso ammetterlo, anzi, diciamo, lavoriamo perché questa sia la fase di allenamento, ma secondo me per adesso lo strumento è larghissimamente sprecato. L'altra cosa avrei da dire, però forse meglio se la dico dopo, se no poi sì. No, ma insomma, soprattutto se questa affermazione la basi su una frase che ho detto io, non posso non essere d'accordo. Però, no, infatti questo mi consente perché io sono, diciamo, sì, abbastanza entusiasta di alcune possibilità che le tecnologie del nuovo mondo offre, ma non sono ottimista, ma non perché sono pessimista, perché ritengo ottimismo e pessimismo appunto due inclinazioni psicologiche, peraltro per quello che ho potuto imparare dalla vita, largamente indipendenti da quello che davvero accade. C'è un mistero, esistono gli ottimisti e i pessimisti, o noi abbiamo delle o ci sono delle giornate in cui siamo ottimisti, o ci sono delle questioni in cui siamo ottimisti. Non è. Se c'è un'inclinazione, lancio una cosa, un'autopercezione, che non sono ottimista o pessimista, ma sono progressista, cioè che dentro quello che accade, con le ambiguità, le ambivalenze di quello che accade, cerco di afferrare il contenuto eventuale di progresso che può avere, che naturalmente bisogna definire cos'è progresso, ma forse si è già capito, una certa passione, diciamo, per l'eguaglianza, la libertà, cioè le cose che allargano le libertà personali e quindi permettono di fare più cose, e le cose che consentono alle società di essere meno diseguali, secondo me questo è il progresso, più o meno, questo è il progresso, tecnologie, politiche, psicologie che consentono di allargare le libertà, che riducano le diseguaglianze, non è quello il progresso. Allora, secondo me dentro la rivoluzione in corso ci stanno delle possibilità che questo accada, questo è il problema. Poi non è detto che accade, perché? Perché diventa sempre più importante scegliere, questa è una delle grandi, dei grandi nodi. Posso fare il mio vero lavoro, cioè consigliare libri. C'è un libro di Massimo Mantellini che si chiama Vista da qui, che è un libro su internet, sulla luz, che ha pubblicato Minimum Fact, in cui lui a un certo punto dice: scegliere è la nostra sapienza. Oggi la nostra sapienza è scegliere. E dipende da quello l'uso che viene fatto. Questo naturalmente. E basta. Ovviamente scegliere è un atto di libertà che contiene in sé una grande responsabilità. Ogni allargamento della libertà, come evidente, insomma, contiene un elemento ancora maggiore di responsabilità. Oggi il problema della rete è che ci mette in una condizione di tale libertà da esaltare la nostra responsabilità. È probabile, come dice Pancio, che non siamo all'altezza o ancora all'altezza, anche se bisogna sempre pure diffidare di questa immagine. Io la condivido, però l'idea è che le generazioni successive facciano un uso parziale, siano superficiali, insomma, io non ho mai sentito una generazione dire a quella successiva: ma quanto sei concentrato, ma quanto sei intenso. Tanto io mi sono chiesto: ma qual è stata mai la concentrazione originaria? Deve essere il Big Bang, deve essere questo nocciolo prima del Big Bang, in cui eravamo talmente contratti e concentrati che
che non è che uno potrebbe dire quanto siete dispersivi vivendo tutti in potenza dentro questa noce di mondo, forse allora è stato riconosciuto alle generazioni successive un certo grado accettabile di concentrazione, se no per quelle due o tre generazioni che ho visto io, per quelle che ho sentito raccontare, ognuno ha detto alla successiva ma quanto sei distratto, quanto sei superficiale, ma non usi sostanzialmente, non usi la libertà, la potenza, è successo. Ora, non è detto, ripeto, che non contenga dei margini di verità, però dobbiamo, da adulti come siamo qui sul palco, voi invece avete, diffidarci questa nostra, se non altro perché è una tale ripetitività, si ripropone come una tale immutabilità storica questa osservazione alle generazioni successive, che insomma dobbiamo, diciamo, un po' dubitarne. Sì, questo è vero, è che su questa cosa, che è indubbiamente vera, naturalmente poi montano i dati della crisi, e questa è una cosa che sta capitando a noi ora, capita ai giovani che non sognano più nemmeno di giocare a calcio, di fare le belline, non è capitato a noi ai nostri tempi, che invece nel leggere libri, ma non solamente, hanno anche quelli precedenti. Io ho lavorato con delle fonti strane, come Quaderni di bambini, ma molto colpito per esempio nella trovare nel momento di questa drammatica transizione tra il rurale e l'urbano in Toscana, questi bambini mezzati degli anni 50, per i quali invece il libro era, per la cultura era percepita proprio come un modo per uscire da questa condizione, ora, l'ascensore sociale che si ferma da questo punto di vista mi fa paura, anche perché mi viene una preoccupazione. E la preoccupazione che mi viene è che, ma non solo a me, insomma, che derivo da qualche lettura, è che poi alla fine quelli, i grandi consumatori di internet, forse non è più così oggi, sono felice di essere smentito, ma sono anche consumatori di libri e sono anche consumatori di musica. Cioè io vedo il rischio che sono anche quelli che vanno ai musei, o quelli che prendono il libro in prestito alle biblioteche, o che ne comprano, che vanno ai concerti, e cioè che questa opportunità comunque sottoutilizzata sia un'opportunità che si concentra su una porzione della popolazione. Naturalmente io, anche per il mestiere che faccio, mi piacerebbero invece delle politiche pubbliche che vedo poco anche nel dibattito culturale, non solo nella crisi dell'investimento culturale e nella diminuzione continua delle risorse, ma anche nella percezione di coloro che di queste cose si occupano, di questa urgenza di cambiare rapidamente i linguaggi pensando a pubblici profondamente innovati. Ecco, io questo lo vedo come un forte limite del nostro dibattito culturale, che è molto incentrato sulle polemiche contro il mercato, contro la mancanza di risorse, contro la privatizzazione, ma c'è una scarsa capacità di fare autocritica e di capire come bisogna cambiare modo di parlare per riuscire a penetrare il settore di pubblico. Non abbiamo mai preso, è una vecchissima discussione. Il punto è appunto partire dalla coscienza che il bruco si sta trasformando in farfalla, è un'altra cosa, il bruco è morto e mi viene in mente una cosa irresistibile. Voi ve lo ricordate, quella scena di Belli Quarti Voglio Bene, quando c'è Benigni, c'è Moni che sta pedalando e Benigni è seduto in canna, e Moni dice questa poesia che a un certo punto fa così e dice: noi siamo quella razza che è delle più strane, che bruchi siamo nati e bruchi si rimane. Quindi questo è un rischio da non dimenticare. Pensavo fosse lì di una contrada, no? In Siena, che appunto potrebbe vantare la natura del bruco. Non so, se c'ho delle domande, se no non so come siete. Questa non riguarda te, non è fate voi, riguarda Marco. Sì, appunto, che io per i tuoi vuoti, semplicemente. No, c'è una domanda del tuo interlocutore che a un certo punto, diciamo così, esprime bene, ora me la faccio a memoria perché non la ricordo, ma insomma è facile, esprime
il senso della, della superiorità, tra virgolette, della, della, dell'espressività moderna rispetto a quella classica. Zanchini dice, vedendo Natural Born Killer, che peraltro io non ho visto, confesso, ma è sicuramente uno di quei film dove con grande capacità si rappresenta il trucido più trucido possibile della, della criminalità spontanea, no? La narratività di Natural Born Killer fa sembrare un libro qualsiasi con una bicicletta di fronte a un treno. Ecco, io di fronte a una spiegazione di questo tipo ho una resistenza, forse sicuramente d'etero, però è questa la resistenza. Non credo che sia così. Non credo che nel libro ci sia un'espressività retrodatata. Per dire, per cavarmela con una battuta così vado rapido, di fronte alla ripetitività un po' insulsa degli effetti speciali del cinema, secondo me Ariosto è ancora imbattibile. Rolando Furioso ha delle pagine che fanno impallidire diciamo così, la retorica della velocità, della fantasia, cioè, è roba da ridere in confronto a, che, a quello che uno legge nelle ottave e nei casillabi di Rolando Furioso. Certi, proprio certi aspetti esagerati, no, della fantasia, l'avversario squartato dalla testa fino all'ombelico, che a un certo punto, siccome è un mago, si riunisce, si riappiccica come le palline del Mercurio quando cadono, poi alla fine si rifanno tutte in una palla sola, no? E quindi questo lo dico non per affermare un punto di vista retrogrado, cioè quindi dire no, il libro è meglio del... Ah, perché poi qui non c'è nemmeno l'internet, c'è un film, no? Quindi lo dico semplicemente perché l'esercizio della fantasia appartiene tanto al testo in sé come fatto oggettivo quanto alla mente che gli si rivolge. Quindi bisogna essere in due. Il fruitore contribuisce all'esplosione di un'espressione fantastica proprio perché è un lettore in prima persona, è una cosa che anche tu dici nelle prime pagine, questa idea del colloquio a tu per tu con la pagina. Ora, se appunto una fantasia di questo tipo, uno la può leggere benissimo anche in internet, legge su Kindle, la frase è la stessa, quindi non è quello. È secondo me è contestabile l'idea di una superiorità espressiva, perché l'avrebbe detto Baricco la cosa, e non è... No, mi ricordo male, insomma. La formula del treno. La guerra della bicicletta, ecco, non sono d'accordo con Baricco. Certe volte c'è molta più, se vale il paragone tra bicicletta e treno, va benissimo anche la bicicletta. Quindi non tenderei a sopravvalutare questo tipo di modernità. Alla fine tutto si riduce sempre al colloquio tra il lettore e il testo, tra la fonte e la sua interpretazione, e nell'interpretazione l'interprete nella sua attività ermeneutica ci mette moltissimo, che fa da tessuto collettivo che poi diventa a sua volta comunicabile. Diciamo, ora non vorrei portarci fuori strada, ma diciamo questo è il fondamento della legittimità della critica del testo, no? Io vorrei ringraziare Smibardi per averci dato questo libro, perché a me lui è ottimista. Io, diciamo, insegno all'università, è un'università in crisi. Sono uno storico e la storia finisce ogni 5 minuti. Insegno storia del giornalismo e le comunicazioni, sono a questo livello, e insegno anche all'Università di Siena, la città è stravolta. Quindi forse i miei motivi ce li posso avere. Ma devo dire che di questo libro naturalmente cosa mi ha colpito? Il fatto che facendo lo storico e facendo anche lo storico delle comunicazioni, io mi trovo proprio ad essere l'immigrato digitale a confronto con le generazioni che hanno tutte le loro capacità e potenzialità.
I temi che mi farebbero in mente sono tantissimi, quindi quest'anno sono loro i relatori, e ringrazio però a quanto pare perché mi ha dato due spunti a cui potermi agganciare, agganciare, e che secondo me sono fondamentali. Il primo è quando si dice la differenza fra digitale e virtuale. Allora, digitale significa accettato, perché digitale sono le potenzialità che ci vengono date, il futuro, è l'incontro, è lo scambio con le generazioni che vengono dopo, quindi va bene digitale. Attenzione al virtuale, il virtuale è quello su cui non rimane poi la traccia. Noi all'inizio, quando storicizzavamo internet, ne avevamo paura perché si diceva con internet finisce tutto, e invece c'è una capacità di archiviare che è enorme rispetto a quella della stampa, quindi anche in questo senso dobbiamo essere pronti. Quindi questo aspetto secondo me è importante, e ringrazio Sinibaldi e Pancio per averlo ribadito. L'altro che è, e guardate, questo è difficile, ve lo dico, forse alcuni saranno colleghi, alcuni, perché questo è un fenomeno, è un aspetto che a me mi colpisce molto, perché rischio poi di essere moralista nell'insegnare, no? Nel trasmettere con la mia ormai anziana età a generazioni che hanno strumenti diversi. È quello della scelta, cioè secondo me noi, tutti noi che abbiamo una cultura stratificata, noi siamo ancora in grado di scegliere perché abbiamo avuto gli strumenti precedenti, perché noi sappiamo un catalogo cartaceo come è fatto, perché sappiamo come archiviare, perché ogni volta che abbiamo un'edicola noi paghiamo per prendere il giornale, non è che acchiappiamo la prima cosa che ci arriva. Allora secondo me il rischio è in questo passaggio, e in questo senso io ancora la sento la differenza, mi dispiace Gianluca tra le generazioni in questo, perché mi sento responsabilizzata io, e quindi volevo farvi partecipi perché Sinibaldi mi ha veramente stimolato tanto. Grazie. A me questa coppia di, sempre nel tentativo di capire insomma quello che accade, di acquisire almeno così autoconsapevolezza, se non appunto questa distinzione, mentre, perché digitale e virtuale vengono presentati un po' come sinonimi, no? Come prendi l'uffa, uno prende, cioè vanno insieme. Secondo me invece ragionare sulla differenza tra digitale e virtuale ci aiuta anche a fare questo lavoro un po' di distinzione in quello che accade, no? Appunto, a me il digitale mi sembra soprattutto la smaterializzazione, no? Mi sembra che una cosa enorme che avvenga sotto gli occhi, che delle cose si sono smaterializzate. Un grande filosofo diceva: tutto ciò che è solido si dissolve nell'aria. Un filosofo dell'Ottocento, però ha già capito che la tendenza del nostro tempo era questa, smaterializzare tutto. Guardate che non era facile capirlo. Tra l'altro, sono un modesto appassionato di fantascienza, ma soprattutto non tanto del genere, che a volte mi annoia, ma del fatto che ci stanno delle persone che si mettono a scrivere fantascienza, cioè che nel principio devono inventarsi delle cose che non ci stanno, e gli istituti di fantascienza hanno inventato di tutto, la loro proiezione sul futuro, e infine ci fosse uno che ha previsto internet. Grande, internet, cioè la smaterializzazione. Una volta nel 2000, quindi un po' d'anni fa, abbiamo fatto alla radio un programma dicendo: il 1 gennaio del 2000, vediamo come nel 1900 prevedevano il 2000, no? Perché è interessante da un po' vedere se questi ci indovinano o no, non è detto ci devono indovinare, perché non è loro. E una delle cose più mi colpiva erano le immagini, no? Le immagini del 2000 che avevano nei, diciamo, decenni o secoli precedenti, erano di città piene di mezzi di trasporto. C'erano città con le monorotaie, con gli elicotteri che andavano da una parte all'altra, con la posta pneumatica, con le macchinette. Ora, a parte il traffico, niente di tutto questo si è realizzato perché molte cose si sono smaterializzate. Cioè passano da una parte all'altra senza bisogno di trasportarle. C'erano gli elicotteri che partivano da una di te. Andrete da vostro vicino in elicottero, da una terrazza all'altra. A parte che appunto a volte, dato il traffico, sarebbe una soluzione, perché dentro Roma non sarebbe mai. Questo per dire che appunto il digitale è questa roba qua che smaterializza. Io nello smaterializzare, io sono entusiasta delle smaterializzazioni, proprio perché impedisce la censura. Una cosa smaterializzata è un po' difficile da fermare. Guarda la fatica che fanno i russi e i cinesi per bloccare Twitter, cioè una stupidaggine. Perché quello che è smaterializzato è difficile da fermare, no? È accessibile e inarrestabile. Per cui questa cosa qua, salvo tutti i problemi che pone all'industria, invece il virtuale è qualcosa di diverso. Ecco, il digitale insomma mi sembra che consenta di intensificare la realtà, di arricchirla.
cioè di accedere a più cose, di farle circolare, poi vabbè, il problema è quello di scegliere, magari italiano, dell'educazione a scegliere. Però il virtuale è un'altra cosa, è una cosa non leggermente, radicalmente diversa, perché il virtuale secondo me non implica una intensificazione della realtà, ma una sua rimozione, una sua distanza. A me quello che non mi piace del virtuale è quell'idea che si rendano astratti dei rapporti, no? Dei rapporti di faccia a faccia. Che poi chiaramente corrisponde a una tendenza umana, noi abbiamo dentro di noi una tendenza, diciamo una parola banale, alla vita, no? A separarci, a non prendersi la responsabilità, e le tecnologie ci aiutano moltissimo. Io quando ero ragazzo mi ricordo, se uno ti doveva dire una cosa brutta, il lavoro oppure le ragazze, che ti dicono sempre quella cosa brutta, sempre un po' te la dicono, e te la dicono al telefono. E tu dici, vieni a dirmelo di faccia, perché non perché ti meno, ma magari c'è rischio, ma vieni a assumerti la responsabilità. Oggi già intanto se uno te la dice del telefono, cioè i licenziamenti fatti per sms, le ragazze mi dicono, perché ormai sono un po' fuori dall'età in cui ti capitano le solite cose, le ragazze adesso te la dicono per sms, cioè capite, cioè abbiamo una natura umana che insomma tende evidentemente a approfittare delle tecnologie per separarsi, no? Ma oggi questo assume degli elementi di irresponsabilità, insomma continuamente, per questo diciamo una battuta, una formula, uno slogan, diciamo, per pensare, io dico che appunto sono entusiasta, adoro diciamo il digitale, ma temo il virtuale. No, l'altra cosa che poneva la professoressa, a parte le terribili quattro condizioni che vive, cioè professoressa storica, se ne insegue, guarda, la giornalismo, vabbè. Ecco, però lei, come tutti i storici del giornalismo, dice noi compravamo i giornali come un segno di civiltà. Vabbè, ma adesso non compro più. Ma Schiena stanno proprio distrutti, no? Alla fine del modello senese hanno messo anche sicuro le edicole, è arrivato fino alle edicole. Però io nel libro la ricordo, di me la ricordo a memoria, sta cosa dei giornali, per esempio, appunto, cito il prologo del Faust di Goethe, perché il Faust di Goethe, prima del Faust, ci sta nel prologo, ci sta l'autore e ci sta il gestore del teatro che parla col poeta e con l'autore teatrale. Con l'autore del testo, e il gestore del teatro dice all'autore del testo: ma che stai a tirarla per le lunghe, a scrivere sto testo mille volte per renderlo sempre più perfetto, ma te non hai idea di cosa sia il pubblico del teatro. Allora, io non ricordo, qualcuno arriva per dire quanto è becero il pubblico del teatro, che quindi non rende inutile tutta questa raffinata ricerca del testo. Lui dice: qualcuno arriva spinto dalla noia, qualcuno dopo un pranzo lugugliano, qualcuno può esserci di peggio, hanno letto da poco un quotidiano. Cioè all'epoca di Goethe, i lettori dei quotidiani, cioè di questo linguaggio moderno che arrivava e metteva in crisi la tradizione, venivano considerati dei beceri. Oggi se vediamo un ragazzo che legge il quotidiano gli ci gettiamo tra i piedi come fosse il faro dell'idea che la civiltà è destinata a resistere se un trentenne legge un quotidiano. Per cui da un lato è sempre questo invito a relativizzare le epoche storiche, i contesti, dall'altro non è che ci sono dei mezzi, vabbè professore sta perché vedete, adesso non voglio demolire anche la sua facoltà dopo tutto quello che è successo, però non è che ci siano le cose di per sé civili e altre incivili, no? Ci sono dei mezzi di comunicazione che cambiano col tempo e che assumono funzioni diverse. Ammetto che oggi un ragazzo che legge un giornale pure a me mi dà un po' di fiducia sul farmi, anzi posso confessare che non è che abbia molto potere alla radio, ma se arriva uno che legge i giornali penso che possa lavorare, cioè gli do più fiducia, ecco, per dire, pure io sono insensibile all'invito di Goethe, però mi rendo conto che non si possono così assolutizzare i linguaggi e bisogna stare ogni volta insomma diciamo contestualizzarli. Quello che è interessante è questa educazione a scegliere, ecco, io penso una cosa che dovrebbe fare la scuola, che invece è ancora come se la scuola e tutta la nostra cultura vivesse ancora nell'epoca in cui bisogna sapere le cose ci stanno, bisogna trovarle, e quindi l'educazione, la preparazione non è quella a sapere
ma a sapere dove stanno, quindi a scegliere, a cercare, anche perché noi abbiamo di fronte, avremo di fronte, spero che abbiamo di fronte, dobbiamo difendere la possibilità che ci siano una pluralità di mezzi diversi, di mezzi e di linguaggi, no? Per cui non è che un mezzo ne cancella l'altro, per questo amo i libri, perché io amo la radio, perché la radio ha subito delle metamorfosi, cioè in me, le biblioteche, è bella l'analogia che hai fatto tra la radio e le biblioteche, mi colpisce perché radio e biblioteche sono due tra le forme, diciamo, di comunicazione che hanno subito più metamorfosi nella loro storia. Capite che dicono? Se uno prende una radio come era quando è nata in Italia, cioè, 90 anni fa, la radio, e la prende oggi, e non c'è nulla in comune, quella era un mobile messo al centro della casa, che tutti ascoltavano seduti, con delle valvole che si scaldavano col tempo, con un canale solo, perché siccome l'ascoltavano tutti, doveva essere una cosa che serviva ai bambini, agli adulti. Oggi la radio è una cosa che probabilmente sta qua dentro, nemmeno più, nemmeno più dentro un oggetto, è smaterializzata, e capite? Sono belli, perché invece il giornale è rimasto uguale alla rete oggi, eh? E la televisione è molto simile a quella che era sempre quello, anzi è diventata più grande, l'unica cosa che si è ingrandita nelle nostre vite. Noi tutti gli oggetti con cui abbiamo a che fare sono miniaturizzati, portatili, l'unica cosa che si è ingrandita nelle nostre vite è la televisione, è stranissima la contraddizione. Quindi la radio e le biblioteche, proprio in Toscana ne avete una bellissima, Pistoia, la Rasetti, o a Pesaro, cioè ci sono delle biblioteche, uno va là, è tutto diverso da qua, cioè non c'è nulla quasi in comune con questa stanza, la San Giovanni del Monte, che è la biblioteca di Pesaro, e quella di Pistoia, che è una delle biblioteche più belle d'Italia. Sono posti, ma non è che i libri non ci sono, ma sono hub, come dicevo, sono, ecco. Questa mi piace, che ci sono dei linguaggi che hanno capacità di cambiare. Allora, questa capacità di cambiare può essere che mantengano una loro centralità, come io naturalmente spero che accada alla radio e alle biblioteche. Altri invece hanno una forma di resistenza, i giornali ce l'hanno, hanno una rigidità tecnologica per cui il divario rispetto alla sensibilità del tempo si spalanca, e io non penso che esisteranno giornali di carta nel futuro. Fare in tempo la signora a chiudere la sua carriera universitaria, però insomma non credo che, insomma, incredibile pensare che ci saranno giornali di carta, tante ragioni, ma insomma alcune sono evidenti. Quello è davvero un bruco, voglio dire che diventa farfalla, però insomma. Io parlo a nome della mia categoria, visto che ce ne sono tanti stasera qua, i giovani, e volevo appunto chiedere come possono i giovani capire l'importanza della cultura, cioè in un mondo dove noi oggigiorno vogliamo tutto e subito, ma subito, cioè la cultura è una cosa che necessita tempo, impegno, costanza, cioè noi non siamo abituati a queste cose, però e quindi, però secondo me vi è la necessità di, cioè, della cultura, però non arriva questo messaggio giovane, cioè non arriva proprio, zero. No, ma infatti è esattamente, diciamo, non l'impressione, perché è molto più che un'impressione da cui si muove questo libro, no? Che è stata trasmessa alle giovani generazioni l'immagine della cultura come qualcosa, diciamo, di superfluo, di irrilevante per la vita, sia dal punto di vista economico che quello dell'identità. A me sembra che se uno ha uno strumento, se uno ha uno strumento individuale di cambiamento del proprio orizzonte di vita, quella sia la cultura. Poi i mutamenti collettivi esistono, esisteranno, ci sono state epoche, quelle appunto della mobilità sociale, però tanto più, guardate, tanto più in un momento in cui queste forme collettive di mobilità sembrano scomparire, il famoso ascensore sociale, che è un'immagine un po' troppo condominiale della vita, però insomma sta ascensore sociale che non funziona più, tanto più di fronte a questa sensazione, diciamo, di crisi dei modelli collettivi, la politica, o di movimento, diciamo, di tanto conta la cultura, cioè conta la tua capacità di avere intanto potere su di te, che mi sembra una cosa decisiva nella vita, cioè se non altro per non essere vittima del potere altrui, avere una forma di, io uso un'immagine bellissima di Don Milani, di sovranità di se stessi, cioè una... E inoltre è l'unica cosa che sul piano proprio individuale, poi ripeto, le società cambiano con tanta, sul piano individuale ti dà gli strumenti per affrontare la vita e cambiarla.
ma è chiaro che devi intendere per cultura delle cose anche abbastanza semplici, che sono un grado, un certo grado di sapere, di conoscenze, di consapevolezza della conoscenza che ti consente di essere autonomo nelle tue scelte di vita. Per me quella è la cultura, modo di vivere soprattutto, che nasce da sapere, ma tutte queste cose non vanno, perché oggi il sapere è disponibile. Cioè oggi la cultura è a portata di mano, non c'è costo economico e fisico alto come c'è stato per secoli per accedere alla cultura. Questo è una cosa che non ho, so se le giovani generazioni percepiscono, è difficile perché ovviamente ogni generazione percepisce la condizione nella quale vive come una condizione naturale, no? E per di più così, che è sempre stato così, nessuno pensa che insomma, questo è ovvio, fa parte diciamo dell'inclinazione umana di vivere come ovvio o assoluto il tempo che si vive, però insomma che non arrivi alle giovani generazioni non mi colpisce esattamente la ragione per cui mi sono spinto a pensare e persino a dire addirittura a pubblicare delle cose. Proprio questo è stato detto, che la cultura non serve sul piano economico, non è una risorsa economica decisiva, siamo un paese che non è una risorsa individuale, cioè una risorsa simbolica. Secondo me è una grandissima risorsa simbolica, soprattutto in momenti in cui se c'è una possibilità di cambiare la propria condizione, sta nella cultura. Cioè la capacità di vivere con consapevolezza e in modo attivo nel mondo che hai davanti. Per vivere in modo attivo devi avere delle forme, degli elementi di conoscenza, di sapere, di consapevolezza, che oggi sono molto semplici, a cui è molto semplice arrivare. È una questione di scelta vostra, però è anche una questione, diciamo così, per usare un termine un po' banale, del messaggio che vi è stato trasmesso, cioè un messaggio per il quale appunto la cultura è rilevante. Potrebbe compensare il disfacimento dell'università, in un certo senso. È un compito troppo enorme che mi ha affidato il giovane di generazione, vasto programma. Ma a me sembra che, dunque, sono d'accordo, ma è difficile contestarlo perché è un dato di fatto, che la cultura è più disponibile, circolante, così. Però mi sembra che venga un po' sottovalutato il fatto che questa cultura più disponibile, più circolante, è cambiata completamente nel suo rapporto con la realtà. Cioè il ruolo della cultura è completamente cambiato. L'obiezione del ragazzo, espressa in modo molto diretto, ma credo che forse volesse dire questo, cioè sì, posso accedere alla tua cultura, ma questa cultura in che modo mi mette in rapporto con la realtà? Che ci posso fare? Cosa mi serve? Ecco, mi sembra che nel tuo discorso venga dato, proprio in quanto immigrato nel mondo virtuale, per scontato quello che non lo è affatto, soprattutto per la generazione successiva, cioè che possa servire. Per questa capacità della cultura di incidere sulla realtà attraverso la propria capacità critica. Perché è chiaro che se questo fosse fermo noi saremmo salvi. Invece è questo che è profondamente in discussione. Credo che l'obiezione forte la farebbe un antropologo della società contemporanea, il quale avrebbe da fare obiezioni sul ruolo e quindi significato della cultura oggi. Infatti è così e nulla è scontato, non capisco anche il riferimento all'antropologia come la fonte principale dell'obiezione sul ruolo della cultura, però non so, a me viene in mente, peraltro sì, bisognerebbe adesso a quest'ora tardo cominciare a fare la sfida, ad affrontare la sfida principale, sarebbe definire cos'è la cultura, no? Perché altrimenti intendiamo delle cose molto diverse. Io ripeto perché l'ho accennato poco fa, secondo me la definizione appartiene a Eliot, il teoma T.S. Eliot, è un modo di vivere, cioè un modo di vivere aperto, consapevole, forse basterebbe aperto e consapevole. Un modo di vivere aperto e consapevole, c'è cioè un modo di vivere che mira a includere continuamente elementi di esperienza e di conoscenza. Allora io penso che sì, l'obiezione del ragazzo è comprensibilissima, però io penso e difendo che questo modo di vivere aperto e consapevole, in grado di includere elementi di conoscenza e di esperienza sempre nuovi, sia un modo di vivere che incide, l'unico modo di vivere che incide sulla realtà. Peraltro anche l'unico modo di formarsi, adesso non voglio dire dal punto di vista professionale, no? Però visto che insomma ogni volta queste diciamo difese
della cultura vengono chiamate, come se venissero sempre chiamate sul banco della a cosa serve, sì, insomma, dell'utilità. Io non so a cosa serve là il resto, allora. No, nel senso, posso spiegare a cosa serve e perché secondo me è vantaggioso avere una formazione aperta, per esempio. Perché quando ero ragazzo vedevo che di fronte all'ipotesi di avere una formazione aperta si affermavano dei modelli di formazione, come dire, più professionale, definita, no? Per esempio, quando ero ragazzo, quelli che volevano avere un futuro studiavano chimica, o periti chimici, o il nucleare, i primi. Io avevo un cugino che pensava la chimica in Italia dura 30 anni. Avevo un cugino che diceva: no, io devo studiare chimica perché devo lavorare, ha fatto l'assicuratore nella vita, perché quando l'industria chimica in Italia dura meno di 30 anni, doveva essere l'industria del futuro. Il nucleare è durato, non c'è mai stato, forse prima o poi risorgerà, insomma, faremo altri referendum, faranno il nucleare, quindi insomma sostanzialmente ingegneri nucleari, c'è un livello di qualificazione altissima, in Italia non lavorano, poi fanno altre cose, appunto, magari l'assicuratore come mio cugino, ma l'assicuratore nucleare è un po' preoccupante avere un assicuratore nucleare, insomma, poi non lo sa, però quindi... Perché parliamo sul piano appunto di cosa serve la formazione, le cose, quello che noi intendiamo cultura, cioè una cosa che sposta la formazione da alcuni campi precisi e diciamo orientati e determinati alla comprensione del mondo e persino al possesso di alcuni elementi generali di interpretazione, a me sembra anche conveniente dal punto di vista dell'impossibile previsione sul futuro, se è questo. Se no, il resto poi diventa, diciamo, opinabile. Capisco che uno può pensare che si viva meglio non leggendo libri, io penso che si viva meglio leggendo libri, perché io, però quello è, siamo nel campo dell'opinabile, naturalmente anche lì avrei degli argomenti, ma insomma lì appunto qualcuno preferisce il film, vedere il film. No, lui deve spiegare perché se Ariosto è così, tutti vedono il film e pochi leggono Ariosto. No, non lo dico, la spiegazione ci sarebbe, ma adesso è tardi.